Il Duca! Il Duca! Duca. Allora, alziamo questa induttanza, che è sicuramente quella del circuito di carica della batteria, la solleviamo e andiamo a caricare a mano, lasciando le linee dati, la batteria. All'inizio mettiamo, proviamo con un 3 volte, proviamo a dargli 3 volte e vedere cosa succede. Tentiamo di caricare la batteria senza usare l'alimentazione del circuito di alimentazione. Useremo però i pin dati, perché lasceremo tutto montato e tutta la comunicazione. A noi interessa principalmente di far credere alla batteria che stiamo arrivando a 3 volte dal PC. E non vogliamo assolutamente che se c'è qualche problema sul DC charger succeda qualche cosa. Quindi alziamo l'induttanza. Qua si lavora veramente sul piccolo, molto piccolo. Forse mi vedo l'altro lato da questo, ma è uguale. Mettiamo il saldatore alla massima 450 gradi. La batteria la scollego, anche se è a zero, la scollego comunque. Salve, stiamo registrando, sì. Aspettate un po', guardando un po' lo schema. Noi sappiamo che abbiamo la corrente che arriva dalla batteria attraverso questa power line. Qua già c'è una via, condensatore, resistenza. Forse dovrei togliere la resistenza, perché qua vedo che dall'induttanza siamo già sui piedini di un MOSFET. Ah. Che è il MOSFET che ci porta a switchare tra carica batteria e alimentazione del PC. Qua c'è una interruzione, quelle per isolare parti del circuito. Allora, questo è sicuramente un circuito di carica. E qua controlliamo solo un secondo questo MOSFET qui, controlliamolo la veloce, scusate, così ci togliamo un po' di dubbi anche di questo. Verifichiamo solo che il gate sia, non sia massa. Adesso provo solo. Ok, non sembrano esserci problemi di sorta qua. Ok, ora attacchiamo la batteria, attacchiamo l'alimentatore secondario. Ok, attacchiamo al negativo del nostro alimentatore da banco. Ecco. Poi possiamo alimentare da qua con l'alimentatore da banco e col puntale, che appena lo troverò in sto marasma, eccolo qua, possiamo dare 3 volte per far credere che la batteria abbia 3 volti interni. Vabbè. Scusate, c'è un po' troppi fili, ma ok, facciamo così. Ok, quindi qua possiamo accendere, questo spegniamo qui. Allora 3,4 volte 19,3, con questo qui diamo l'alimentazione al PC, non è cambiato niente giustamente, e con questo diamo l'idea che la batteria sia 3 volt e non è cambiato niente. Andiamo. In realtà la batteria è da 11 volt, quindi potremmo anche alzare abbastanza. Proviamo a portarla. Non ci sono variazioni, il computer se ne frega, e non ci sono assorbimenti, quindi sembrerebbe che la batteria non comunichi assolutamente con col PC. Eppure mi sembra ci fossero i dati, sì, c'erano i dati di batteria. Alziamo ancora un poco.
da fare. Controllo se ci sono sul bianco e il giallo le tensioni. Non capisco, la batteria, è possibile che sia andata in protezione. Non voglio saperne neanche lontanamente. Soprattutto anche il PC se ne frega abbastanza. Controlliamo, ci mancano un po' di mani, ma controlliamo innanzitutto se il PC porta la tensione della batteria alla scheda madre. Dall'altro capo del qui sul punto di abbiamo 19 volt. L'altro capo dell'induttanza abbiamo 5,4 volt, che questa è una cosa che non abbiamo mai visto, 5,4 volt, ho sollevato l'induttanza e abbiamo un 5,4 volt che sembrerebbe il tentativo di carica della batteria, che in realtà appena abbasso l'induttanza scende a 0,2 volt, esatto, verso la batteria. Se faccio sollevare l'induttanza, adesso l'induttanza non tocca, e abbiamo 5,4 volt. Infatti, fatto dal circuito switching da 19 volt, che è il tentativo di carica batteria. È venuto il momento di controllare tutti i MOSFET, tutti i gate, tutte le conduzioni. Controllo solo che il pin centrale sia, questo sia il primo MOSFET, esatto. Quindi questi qua sono i primi due MOSFET di tutta la baradana. Prendiamo modalità diodo, controlliamo questa giunzione. Posto questa. Controlliamo riferiti al gate. So che non vedete molto dettagliato, ma devo solo escludere. Se c'è qualche zona interessante, vi faccio vedere. Sto solo misurando. Ah, questi non li so neanche misurare perché sono 3,3 e 5 volte e sappiamo che sono a posto. Concentriamoci un po' di più su questi.
Abbiamo 17 ohm, 0, ma ci può stare, anzi ci sta di sicuro, perché questo qua è sicuramente, infatti una massa diretta, ci sta. Vediamo questi qua un po' più grossi, che sono l'alimentazione del processore. Famosi 9 ohm, 8 ohm, anche qua qui 0, ma potrebbe essere corretto, sì, perché qua abbiamo un bel condensatore che è positivo. Ohm sul gate, questo è un po' più particolare come cosa. 886, questo è un po' più particolare come cosa. Abbiamo 886 qua e 10 ohm qua. È un po' strano 10 ohm, però per carità. 10 ohm. Ah, 0,8 ohm. Wow. Questo sì che è particolare. Allora, dobbiamo togliere sicuramente questo MOSFET. Sì. Questo 4C0NR, dobbiamo poi scoprire anche di che si parla, di che si tratta. Proteggo come al solito con l'amierino le plastiche. Nel caso questo nero qua è che ho usato i tweezer con la su un connettore Lenovo con la colla termica, ho messo questi appiccicati. Verifichiamo la conduzione di nuovo e non c'è, quindi boh, questo MOSFET probabilmente è andato. Controlliamo la banco. Vediamo se non mi salta via. Un secondo. Il salto del MOSFET. Il salto del MOSFET. No. I'm lying. She must know. Or does she? Adesso non segna più. Per davvero? Non segna più. Però non segna neanche il PC. Prendiamolo col beneficio del dubbio. Proviamo comunque a riaccendere un attimo, vediamo se. Naturalmente questo fa parte del circuito switching che adesso è interrotto, quindi. Però magari il gate in manda ventilato qualcosa. Mi piacerebbe vedere un principio di funzionamento normale. Assorbimento è salito, no, è sceso, sì, è salito leggermente, 0,0050, 50 mA. LED verde, attacchiamo la batteria. Proviamo. Controlliamo ancora, abbiamo ancora due MOSFET da vedere. Zero, 6 ohm,
Non era più alto prima. 6 ohm. Oh wow. Questo sì che è strano. Se volevi dovrei andare a vedere vecchi filmati. Però non era 6 ohm. Vediamo ancora questo qua sotto. 6 ohm, è più basso. E anche qua abbiamo il gate. Stessa cosa, stesso circuito, stesso comportamento. 0 ohm gate. Gate source. Provo ancora col dottor Meter, nel dubbio. Mi dà proprio un ohm dottor Meter. Vediamo la resistenza sull'induttanza, l'assorbimento. 7. Sull'altra sopra induttanza anche 7. Comportamenti anomali da tutte e due. Sono uguali? Sì. Stessa roba. Vedendo, sono due fasi identiche, vedete la progettazione. Proprio uguali, non ho fatto caso perché c'era sta. Vedete, doppio MOSFET di induttanza condensatore, doppio MOSFET di induttanza condensatore, entrambi hanno gli stessi valori adesso, quindi 7 ohm. Quale sarà il circuito switching che lo pilota? Andiamo a vedere, misurando dal gate a questo integrato che è il più vicino, sempre se l'integrato non si trova dall'altro lato. Cos'è sto condensatore storto? Però questo non l'ho piegato sicuramente io perché è lontanissimo dal MOSFET, c'è un condensatore di traverso, che roba strana, che strano. Vabbè, sarà successo di fabbrica. Questo che mi ricordo mi sembrava di averlo visto anche nella live di Giuseppe, questo condensatore di traverso. Mi aveva lasciato un po' i dubbi, però ho detto magari una pista di traverso. Negli ultimi anni chi progetta queste cose è diventato particolarmente artistico e mette anche le tracce in diagonale. Questo c'è un pallino sopra, non c'è nessun problema. Comunque sono tutti in ordine. Resistenze. Un bel attacco all'arma bianca, scusi, permette, posso affondare il colpo? Ah, la tauromachia! Senta! Allora, quindi stiamo misurando, vediamo i due gate, non riesco a farveli vedere contemporaneamente, ma andiamo a prendere l'altro gate, è questo. Non ho più la resistenza qua. È sparito. Allora, ci sono stati 2 giorni di caos totale. L'ultima volta, 2 giorni fa, avevamo tolto quel MOSFET perché c'era quella strana misurazione. Adesso voglio solo dare un'occhiata ai gate per vedere se tentano lo switching, di fare lo switching dai MOSFET. Quindi oscilloscopio che spero si veda in maniera più o meno. Queste cose in silicone sono. Andiamo sul gate di quel MOSFET che ho rimosso e non abbiamo niente. Stacco, riattacco, niente di niente. Sul source abbiamo 19 volt, 6, 5, 10, 15, 20,
Zero di switching sul gate. Non so se abbiamo mai fatto vedere le frequenze switching dei MOSFET. Comunque, mettiamo per esempio quella del... Allora, vi faccio vedere le frequenze switching dei per esempio del 3,3 volt. Vado sul MOSFET, questo qui. Aspetta. Questa è la frequenza switching, vi faccio vedere anche sul gate, che deve avere un circuito switching funzionante. Aspettiamo solo che calcoli, eccolo qua, vedete? Che praticamente fornisce sul gate 5, 10, 12 volt, giusto? No, 2 volt, scusate, 2, 4, 5 volt, 5 volt sul gate. E switcha uno dei due MOSFET in questa maniera, l'altro in senso opposto, che non so se riesco, ecco qui, ho fatto giusto, sì. Comunque poi abbiamo l'induttanza, ai capi dell'induttanza abbiamo da un lato questa roba qua, che praticamente è la tensione sporca, che poi l'induttanza stabilizzerà, ecco qua, a un 3,3 preciso, proprio preciso preciso. Stesso discorso per il 5 volt, quindi da un lato abbiamo, ecco qua, abbiamo questa roba qua da un lato dell'induttanza e dall'altro lato abbiamo 5 volt precisi precisi, vedete, proprio precisi. Spero che si veda. Questo è un lato, vedete, sull'induttanza, scusate, questa è l'induttanza, quella che alimenta probabilmente il chipset, e dall'altro lato, come vedete, abbiamo il volt che vediamo normalmente. Queste sono le uniche induttanze in funzione, a parte quella probabilmente qua della RAM, penso. La veloce misura ancora lo stato gate, 9 10 ohm, e anche qua stavolta come l'altra volta abbiamo gate, e guardate che roba, gate source con un ohm, e c'è qualcosa che non va, non potrei proprio smontare, no, non dobbiamo smontare la scheda madre, l'integrato che pilota questi MOSFET è sotto il dissipatore. Quindi diamogli un'occhiatina. Mamma mia. Dovremmo toglierla dalla scheda madre, cioè dallo chassis, perché devo fare una pressione troppo alta. Allora, smontiamo. Devo sbrigarmi perché tra poco arriveranno i clienti. Cerchiamo di andare un po' avanti. Notare che qua su questa vite motherboard non c'è la freccia. Dovrò farla lì. Giustamente per incasinare. La ventola è alimentata dalla scheda secondaria. Che strana scelta. Ok, va bene, andiamo a togliere un attimo il processore, cioè il dissipatore, per dare un'occhiata. E anche questa, solo queste qua di destra sono chiuse in questa maniera inquietante. Questa termica giustamente è dura, e qua dovremmo averli integrato.
Eccolo qua. Che sembra un integrato multipolivalente per un po' tutto. Vediamo al microscopio. NCP81206. Andiamo a vedere veloce le specifiche. Qua sopra c'è il famoso condensatore storto. Vediamo anche, riusciremo a scoprire se il Super I/O è alimentato o alimentato, perché il computer si spegne, quindi il Super I/O funziona. Quindi l'alimentazione ce l'ha di certo. Questo è l'integrato che si occupa dell'alimentazione chipset, l'avevamo già visto l'altra volta, penso. Andiamo a verificare solo che i gate siano connessi a questo non so se dovranno essere connessi per direttissimo oppure no. Vado a prendere il gate, quello lì che abbiamo esposto, togliendo il MOSFET che è qua. Vado con un puntale qui, beeper, e andiamo a vedere qua. Ce ne sono più di uno, vediamo questo 22 ohm, 25 no, quindi non è questo. Andiamo di qua. 0, 1 ohm, che è troppo poco comunque, cioè che è troppo alto. Proviamo ancora qua. 0, quindi questo qua, il pin. Quindi sappiamo che 1, 14, 27, 26, 25 è un pilotaggio del gate di quel MOSFET che stiamo guardando, che entra subito in una via qua. Quindi questo è proprio lui che pilota i gate dei MOSFET. Andiamo a controllare l'altro gate, che è qua. Vedete, abbiamo un test point qui. Sarà lì nei dintorni anche lui. Vediamo che non è da questo lato, quindi sarà di qua. Sto toccando male il test point. Questo va su, sì, su qua sul gate. Quindi questi due qua sono i due gate, il pilotaggio dei due gate, ed sono connessi all'integrato. L'integrato con molta probabilità è spento perché con la termocamera non l'ho visto proprio, a parte che era sotto il tubetto, giusto? Mettiamo un po', proviamo un po' a alimentare, mettiamo la camera e vediamo se questo integrato tende a scaldarsi un poco. Andiamo ad alimentare. Ah, il duca! È È il Duca, duca! è Il duca! Duca, Quale quale duca? Duca? Silenzio, sì? Come? Cosa vuole? No, 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 no. No. A corte non si dice buco di culo. Ma senta! Senta!